Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E siamo qua, siamo sempre noi, siamo sempre quelli di Made in Polesine. Tutte le settimane siamo qua ad aiutarvi, almeno questo è il nostro intento. Buongiorno, benvenuti da Davide Stefanelli. Leandro Maggi, buongiorno. Fedeli ascoltatori. Fedelissimi, perché tutte le settimane ci seguono veramente in tanti. Vi vogliamo bene. E siamo veramente felici di questa cosa. Allora, dicevo, tutte le settimane su Radio Diva FM, Radio Colbe Rovigo e Made in Polesine Web TV. Sposto un po' il microfono. Non toccare il microfono. No, spostato perché ce l'avevo sotto il naso. Vabbè, dai. Allora, i titoli di oggi posso andare? Vado. Sei pronto con il tuo? Con il mio jingle. Allora, Mose e burocrazia. Ecco, iniziamo già bene. Poi temporaria a dicembre. Ehi là, questa però è una cosa abbastanza strana. Poi scariolanti vecchi eroi. Altro titolo: amici, talent e la dura legge dello spettacolo. Ultimo, ma non ultimo, 2021 alla riscossa. Speriamo sia vera questa cosa. Lo scopriremo solo vivendo. Solo vivendo. Non è la solita canzone di Lucio Battisti, però insomma questa almeno è la speranza. Tra pochissimo allora per iniziare Made in Polesine. Pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine? Primo titolo, come già preannunciato, Mose e burocrazia. Allora, perché ne parliamo? Perché martedì scorso, giorno di grande festa dell'Annunciazione, praticamente Venezia in particolare, ma anche Chioggia, sono andate sotto, nonostante la famosa incensazione del Mose, il Mose fermerà questo, fermerà quest'altro. Fatto sta che Piazza San Marco in particolare, ma anche, ripeto, Chioggia, abbiamo visto dei filmati simpaticissimi dell'amico Costantino Boscolo, appunto a Chioggia, però praticamente Piazza San Marco con un bel po' di centimetri di acqua. Però il fatto è che praticamente il Mose è stato dimostrato in altre occasioni che funziona, però non è stato messo ecco, in moto. Siccome il nostro titolo c'è scritto Mose e burocrazia, ecco. Cosa è successo? Che non è partito il Mose perché non era stato avvertito 48 ore prima che ci sarebbe stata l'acqua alta. A prescindere dal fatto che lo sapevo io, lo sapevi anche tu, che probabilmente in quei giorni lì ci sarebbe stata acqua alta perché tutti i cosi meteorologici prevedevano appunto questo tempo qua. Adesso non so se per aprire il Mose ci vuole 48 ore di annuncio prima. Fatto sta che secondo me un pochino di allerta ci doveva essere e quindi questa è una scusa che secondo me non è giusto avallare, nel senso che se la burocrazia, solo perché magari il giorno di festa non si può aprire e metti sotto una città come Venezia e Chioggia, e soprattutto hai speso un bel po' di miliardi per fare questa opera che abbiamo già detto straordinaria, che nonostante tutti i soldi che ha speso e mangiato poteva essere buona. Fatto sta che non l'accendi perché magari per motivi burocratici, perché manca lo metto che schiaccia il bottone. Sembra, ma chi siamo noi? Insomma, magari, sembra un'assurdità veramente, ecco, magari non è così semplice, dimensioni eccezionali questa qua, ecco, magari non è così semplice, forse è vero che bisogna saperlo 48 ore prima, allora magari forse è meglio spiegarlo, perché poi sennò diamo adito a critiche come le nostre che dicono: ma come, abbiamo una struttura che è così importante e così straordinariamente innovativa nonostante sia stata concepita negli anni 80 eccetera, però che funziona, perché non la fate funzionare? Ci spiegate perché? Perché probabilmente ci vogliono tot tecnici che non abbiamo, eccetera, allora magari lo possiamo capire. In questa maniera qua non lo capiamo e diciamo: ma caspita, abbiamo queste cose e non le facciamo funzionare. Paradigma di tutto quello che non succede in Italia, che quando per fare una cosa ci si arena sempre su una palude e delle sabbie mobili della burocrazia che ci mettono sempre più in difficoltà. Quindi ritorniamo a uno dei nostri concetti, i nostri mantra che diciamo sempre: vogliamo arrivare in un paese normale, vogliamo non è che chiediamo poi tanto, un paese normale, cioè c'è da fare una cosa, si fa eccetera eccetera eccetera. Invece purtroppo vedi anche
le famose discussioni sul DPCM di Natale, che non si possono spostare da un comune all'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Un paese normale avrebbe già risolto questa cosa in maniera molto più veloce e sicuramente più fatta bene. Sì, virgola, ma chi siamo noi? Ma sì, dai. Ma chi siamo noi? Però ogni volta tutte le settimane un vavavu, ce lo mettiamo. Però ogni tanto ci ascoltano, magari sì. Perché qualcuno mi scrive: hai ragione, hai fatto bene a dirglielo. Sì. Che ho ragione. Sono però parecchi che ci ascoltano, non qualcuno. Dai. Com'è che si dice? La Lyon sdai ai matti. Non mi ricordo più. La Lyon sdai matti. La ragione si dà ai pazzi. Ai pazzi. Tradotto per gli amici che non sanno il dialetto. Dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per ovviamente il secondo argomento di oggi. Rientrati e siamo pronti per affrontare il nostro secondo titolo di oggi. Parliamo di questa cosa piuttosto anomala, se vogliamo, il temporale a dicembre, come è successo qualche giorno fa qua da noi, insomma. Ecco, lunedì 7 dicembre cosa è successo? Che tuoni e lampi, che è una cosa abbastanza anomala per quanto riguarda dicembre di Saragosta, insomma. E praticamente nubi, fragi, tutto quello che di negativo può esserci, ma soprattutto una grandinata abbastanza strana e anomala, perché ha imbiancato le nostre, specialmente le spiagge. In particolar modo ci sono dei filmati anche che girano sui social di Rosolina Mare, che sembra ci sia stata la neve appunto nelle spiagge, invece era la grandine. E il temporale, cosa dire? Innanzitutto che questo 2020 non ci fa mancare niente. È un 2020 che decisamente segneremo con tutte le cose. L'anno bisestile, sai, si dice che è quello. Anno bisesto, anno funesto. Ecco. Effettivamente, fino alla fine ci dà il colpo di coda. Speriamo che. Sai che il giorno 21 dicembre gli astrologi sì, dicono che, siccome ci sono tutti i pianeti allineati, dobbiamo aspettarci la qualsiasi. Come che ormai la qualsiasi è già arrivata, sì. Cioè, abbiamo avuto il Covid la settimana scorsa, anche un piccolo terremoto. Tanto non aspettiamo altro, cioè, non vogliamo altro. Ci manca solo i pianeti che si allineano e che magari ci fanno un'altra sorpresa. Vogliamo solamente che questo 2020 finisca il prima possibile. Ormai non manca poi tanto. Allora, visto che parliamo di sto nubifragio, siccome qualcuno mette in dubbio che ci sia effettivamente che il tempo stia cambiando anche per come incidiamo noi umani sul clima, e perché inquiniamo, perché questo, perché questo. Quindi, secondo me, io che sono proprio, non sono giovanissimo, non mi ricordo un dicembre con il temporale. Te lo ricordi tu? Io tu che sei giovane? Io sinceramente no, ancora di meno, io dovrei ancora di meno, insomma, ecco. Fatto sta che c'è questo discorso qua da dire. Quindi, da una parte coreografica la faccenda, perché vedere le spiagge imbiancate, che magari uno le poteva far girare anche per neve, probabilmente fra 2 o 3 anni girare una foto, guarda che ha nevicato a dicembre, invece era grandine. Vabbè, anomalo. Se fosse una nevicata, poi non ci sarebbe niente di strano, insomma. La nevicata può essere, però una bella grandinata così a dicembre con tuoni lampi, sinceramente, è molto strano. Non me la ricordo. Ecco. Vabbè. Quindi, tanto vi dovevamo, quindi meditiamo, che stiamo mangiandoci anche questa ultima fetta di pianeta, perché se comincia a fare queste storture meteorologiche dobbiamo pensarci vabbè. Detto questo allora chiudiamo questo argomento, questo teatrino sì. E noi ci assentiamo proprio un attimino, perché andiamo oggi andiamo di là a berci un bel caffè. Lo offro io, lo sapevo già. C'è il braccino corto. Lo so che tu sei molto c'è il braccino corto. Sei estemio. Dai, ci sentiamo tra poco. Ciao. Allora siamo pronti per proseguire la puntata di oggi di Made in Polesina. Il caffettino era buono però. Era buono, e poi quando è offerto è ancora più buono. La macchinetta funziona bene. Sì, dopo mi costerà una cena, però... intanto hai bevuto. Hai bevuto il caffè. Dai. Allora, parliamo di scariolanti vecchi. Il nostro editore dice che io sono col braccino corto. Lui ha il braccino...
ancora più corto se possibile. Vabbè, ma questa è un'altra storia. La chiudiamo. Va bene. Allora, dicevo, scariolanti vecchi eroi. Little hand, piccola mano. E continua, continua sto ragazzo. Scusate. Dai, vai. Scariolanti. Vai. Allora, perché ne parliamo? Perché voi sapete che sia io che Davide siamo abbastanza attivi sui social. C'era un post che avevo messo 3-4 anni fa su una canzone degli Scariolanti, famosa degli Scariolanti. Non so se qualcuno la conosce, ma siccome parla questa canzone che a mezzanotte in punto si ode un gran rumor, e c'è praticamente una chiamata per chi voleva fare lo Scariolanti. Cos'è lo Scariolanti? Sono quelli che a mano, con il loro badilone, sia nella... per fare gli argini sul Reno in particolare, sono i primi verso la fine dell'Ottocento, ma anche da noi, infatti molte foto che abbiamo poi postato sono ricavate da un magazine del consorzio Delta del Po. Sono le persone che a mano hanno fatto gli argini, hanno fatto la bonifica, eccetera eccetera, e quindi erano persone che vi ricordiamo dovevano fare in una giornata 10 metri cubi di spalatura col badile. Sì. Non so se qualcuno ha mai provato di voi o di noi a lavorare con la pala, col badile. 10 metri cubi sono un'enormità. Io mi ricordo che ho fatto qualche buco nella mia vita e ogni volta era come dovessi andare a fare la campagna in Russia. Ma tu facevi le buche al mare, lo so, con la palettina per i bambini, per giocare, lo so. Quindi onore al merito a questa straordinaria generazione che effettivamente ha sofferto molto, e il nostro benessere è anche in funzione di quello che sono riusciti a fare loro. Così storicamente cos'erano gli scariolanti? Erano persone che a mezzanotte della domenica si dovevano presentare per essere poi arruolati per tutta la settimana, per andare appunto a sbadilare con le cariole. Spalare, dai. Dovevano avere il loro unico bene era la cariola che la conservavano gelosamente, e se arrivavano tardi dovevano ritornare a casa e quindi non prendere assolutamente neanche un soldino. Ricordiamo che in quel periodo, primi del Novecento, fine Ottocento, primi del Novecento, da noi c'era ancora la carestia, e non solo, c'era la pellagra, perché la gente mangiava solo polenta perché era l'unico cibo che era a disposizione. Quindi chapeau a queste persone. Abbiamo visto che, avendo postato questo ricordo degli scariolanti, condizione compresa, migliaia di persone ci hanno dato un like, ed è sì, abbastanza importante. Non dovremmo dimenticarcelo di questo, perché il nostro benessere, specialmente la nostra generazione del baby boomer, ma non solo, ma anche i ragazzini di adesso, se hanno tutti questi benefici eccetera, è anche a merito di queste persone che hanno veramente lavorato in maniera straordinaria, senza nessuna tutela, con paghe da fame eccetera eccetera. Esatto, eccetera. Esatto. Sì, c'è da dire anche che in quegli anni non c'erano molti mezzi meccanici, quindi Era badile, sì, era tutta cariola, tutto manuale, quindi, esatto, quindi grandi. Chapeau veramente, ecco, ricordiamo che molti argini sono ancora quelli che hanno fatto loro. Esatto. Sai che tra l'altro l'alveo del fiume Po è ancora quello del 1600, quando ha fatto il taglio di Portoviro. Vedi, non è quindi che hanno scavato, alzato gli argini. Sì, esatto. Vabbè. E allora ha fatto una cosa di 4 km scavando 2 metri. Pensate quanto sbadilare hanno fatto. Ecco, vedi. Vabbè. Dai, allora, onore bravi, merito, bravi, quindi, chapeau agli Scariolanti. Agli Scariolanti, e noi ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Tornati in diretta come sempre su Radio Diva, Radio Colbe, Made in Polesine Web TV. Vi ricordo come sempre tutte le settimane, ve lo ricordo perché è una cosa molto importante, il giovedì la prima messa in onda, quindi la diretta di Made in Polesine, poi durante il fine settimana le varie repliche su Radio Diva e anche su Radio Colbe. Bene, allora andiamo con il nostro penultimo titolo, Amici, Talent e la dura legge dello spettacolo. Allora, dai, cosa è successo questa settimana, che fine della scorsa? Una nostra amica, perché l'abbiamo anche battezzata nel senso artistico, perché avevamo organizzato un talent io e Davide che si chiamava X Factor, Fattore X, scusa. Fattore X. Era un pochino preso da X Factor. E c'era una giovanissima Giulia Moretto,
di 14 anni che aveva veramente delle qualità straordinarie musicali. Tra l'altro poi l'ho ritrovata altre volte anche in un contest che si era fatto al Canarin, eccetera, e ogni volta effettivamente faceva la differenza, bravissima. Fatto sta che si è presentata ad Amici, il famoso talent di Maria De Filippi, eccetera eccetera. Ha fatto un figurone, perché effettivamente la qualità eccetera è buona, però non l'hanno presa perché è troppo perfetta. Troppo perfetta. Allora, anche questa è per una cosa. Sì, questa la fucina di talenti che sono appunto i talent, X Factor in particolare, ma anche Amici, eccetera eccetera, anche The Voice. Non è che diano delle illusioni a sti ragazzi, che poi dopo c'è il sospetto che ogni volta le cose siano già fatte a tavolino, che probabilmente dietro ai ragazzi che sembrano così spontaneamente arrivati alla ribalta c'è già un manager, c'è già una casa discografica che li sponsorizza, eccetera, e quindi gli portiamo via quel po' di fiducia che c'è nella... Gli portiamo via anche la fiducia che hanno loro nelle loro capacità. Io ricordo appunto Giulia Moretto, ma tantissime ragazze abbiamo conosciuto che sono bravi in tantissimi campi, non solo nella musica, ma a suonare, a cantare, a ballare, eccetera. Poi dopo si bloccano perché o nei talent o in altre cose vale sempre la legge, ma chi ti presenta, chi ti sponsorizza, esatto, eccetera, eccetera. Cioè non è la spintarella. Quindi questo ci dispiace, ecco. Naturalmente abbiamo solidarietà per tutti quelli che fanno arte, in particolar modo per l'amica Giulia Moretto, che comunque ne è venuta fuori vincitrice e ha detto in un post, giustamente sottolineando il fatto che con questa sua prova fatta a Roma, eccetera, in un contesto anche importante, quindi con milioni di persone che ti guardano, ha superato anche tutte le sue paure e le sue timidezze. Quindi noi auguriamo a Giulia naturalmente di continuare nella sua passione e con il suo talento e di non mollare mai, e anche tutti i giovani di non mollare mai, però facciamo una tirata di orecchie a appunto i vari talent che molto spesso si ha il sospetto che siano già pilotati e già, e già a tavolino abbiano deciso chi portare avanti o chi far avere successo. Allora, questo è un sospetto, questo, diciamolo, è un sospetto, questo è un sospetto, diciamo, però non vogliamo accusare nessuno, però insomma si ha appunto la percezione che possa essere una cosa pilotata, se come vogliamo. Sei democristiano tu? Dai. Come sei democristiano tu? Democristiano tu sei, molto strano oggi, lo sai. Sei il vero editore che da dare una botta al cerchio e una botta bisogna un po', dai, allora democristiano. Vuoi che ci sentiamo tra poco? Sì, vuoi che ci sentiamo tra poco? Io non sono mai stato il mio cristiano. A tra pochissimo. Quindi in diretta e siamo pronti per la fase conclusiva, quindi l'ultimo titolo di Medi Polesine di questa settimana. Allora, 2021 alla riscossa, sarà vero? Allora, questo ce l'auguriamo perlomeno. Questo ce l'auguriamo senza dubbio. Qualcuno paragona questo periodo al dopoguerra. Giustamente chi ha fatto la guerra o che l'ha vissuta magari che da ragazzino dice: guarda che la guerra è un'altra cosa. Cioè, non paragoniamo il burro con la margarina. Quindi, per non dire altre... Esatto, effettivamente con la cioccolata eccetera. Sì. Lo so che volevi arrivare lì. No, dai. Hai dato, hai dato l'input. No, comunque c'è un articolo, penso sul Corriere della Sera, che appunto dice che l'agenzia di rating Fitch rivede a rialzo le stime del 2021. L'Italia farà più 4,5%, naturalmente la Cina farà più 8%. Sì. Effettivamente dopo un momento di grande difficoltà di solito c'è la voglia di ripartire e la voglia di rilanciare. È come di rilanciare, si dice, non può piovere sempre. Non può piovere sempre, esatto. Prima o poi il sole spunterà. Ecco, innanzitutto bisogna augurarci che più aziende possibili resistano, perché sappiamo che tante hanno già chiuso, tante chiuderanno fra poco a fine anno. Quindi speriamo che non ci sia quella moria di aziende come stanno prospettando i gufi. I vari gufi. Sì, però la ripresa economica, dice appunto Fitch, globale si rafforzerà e diventerà più forte a partire dalla metà del prossimo anno, quando i vaccini contro il coronavirus saranno lanciati e le distanze sociali inizieranno ad allentarsi.
L'agenzia di rating, appunto Fitch, punta a un rafforzamento della crescita nella seconda metà del 2021. Gli USA cresceranno del 4,5%, la Cina dell'8% e noi, piccola Italia, del 4,5%. Innanzitutto speriamo che queste previsioni siano avvalorate poi da fatti concreti. E speriamo che tra l'altro i nostri governanti prendano al balzo queste opportunità. Ricordiamo che proprio ieri c'è stato, per il rotto della cuffia, è passato il fatto di poter accedere ai contributi europei, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche tanta confusione. Capiamo che in questo momento qua non è che abbiamo proprio una grande visione del futuro. Speriamo però che Fitch ci prenda e possiamo riprendere. Paragonandolo a... in maniera minore, che per rispetto per le persone che hanno fatto la guerra, a un dopoguerra, dopo il dopoguerra c'è stato il boom economico. Speriamo che il 2021 dia una spazzata a questo 2020 così negativo e possiamo riprendere. Qua c'è scritto che la Cina avrà l'8%, proprio ieri c'era un servizio televisivo che la Cina in questo momento dopo il Covid ha avuto un aumento del 28%. Vabbè. Comunque noi sto 4,5 qua, ma questa previsione ce la prenderemo a braccia aperte se dovesse arrivare. Ma se dovesse, arrivare un 4,5, ragazzi miei, vabbè. Sono 22 anni che siamo sull'1-2%, quindi 4,5% sarebbe una il botta, massimo. Una botta di ossigeno. Quindi speriamo di riuscire a cavalcare questa onda positiva e crediamo in un 2021 migliore. Facciamo, sai, con le streghe che fanno, sai, tutti si uniscono tutti insieme, uniamo 60 milioni di persone, diamo un'energia positiva e cerchiamo di venirne fuori. E speriamo bene, dai. Allora, abbiamo di fatto concluso gli argomenti di oggi, quindi ci sentiamo tra pochissimo solamente per i saluti finali. Miei cari, siamo pronti per i saluti finali. Devi aggiungere qualcosa? Devo aggiungere che si sta avvicinando il Natale. Molti paesi hanno illuminato a festa le loro piazze, Taglio di Po, Portovino, Portotolle, Corbola, Adria, eccetera, eccetera. Quindi, nonostante questo momento così difficile, si cerca di dare un minimo di regolarità e di normalità. Almeno questo, quindi speriamo un po' di senso di Natale, ecco, di festività. Bene, allora con questo abbiamo veramente concluso, ci sentiamo come sempre la prossima settimana. Ringraziamo Radio Diva, Radio Colbe e Medi Polesina e Web TV. Posso dire una cosa? Che sono i nostri media che ci trasmettono tutte le settimane, dimmi cara. E lui ha paura ogni volta che dico. Questi sono gli addobbi che abbiamo fatto a Radio Diva, solo questo alberello. Ma poi c'è anche questo. Ma poi nelle foto saranno così. C'è anche questo. Nelle foto saranno così perché saranno l'alberello, la misura è questa. Saranno manipolate poi le foto. Ah, no, ve lo dico già. No, complimenti. Basta il segno, basta il segno. Complimenti. Ma tu lo dovevi proprio far vedere poi ai nostri amici. Ah, te lo metto qua. Che facciamo altro effetto, sembra una cosa, vero? Vabbè, io direi di concludere perché stiamo andando oltre. Dai, ci sentiamo la prossima settimana. Come sempre, un ringraziamento a tutti voi. Il nostro classico countdown rimane dietro lì. 3, 2, 1. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.